L'amministrazione comunale di Vallo della Lucania, guidata dal primo cittadino Tony Aloia, ha istituito il concorso Vallo in Fiore, che ha il fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di Vallo della Lucania, attraverso l'utilizzo di fiori e piante ornamentali in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza, un palazzo, un'attività commerciale. L'amministrazione Aloia, spiegano da Palazzo di Città, organizza numerose manifestazioni con l'intento di coinvolgere i cittadini perché il miglioramento e la qualità della vita sociale del territorio passa e non potrebbe essere altrimenti attraverso azioni e comportamenti che vanno in tale direzione. Sono ammessi al concorso i balconi, le finestre ed i cortili ricadenti nel territorio comunale, nonché qualunque spazio verde pubblico che i cittadini vorranno adottare. Il concorso prevede infatti tre sezioni, balconi e finestre, cortili e aiuole, portici o gallerie commerciali, dehors, ingressi, negozi e vetrine. La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai residenti domiciliati nel comune di Vallo, singoli o associati. La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnate entro e non oltre il 10 luglio presso il settore ambiente ed ecologia del comune di Vallo della Lucania. Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 9 giugno al 25 luglio. Durante questo periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. Un'apposita commissione valuterà i luoghi e stilerà una graduatoria per ognuna delle tre sezioni. I premi verranno assegnati per ogni sezione ai primi tre classificati che la commissione giudicatrice riterrà più meritevoli. I premi previsti saranno così assegnati: al primo premio andranno 200 euro, al secondo 150 euro, al terzo premio 100 euro. La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia durante i festeggiamenti in onore del patrono San Pantaleone.